Attimi, poi dopo altri ancora, il sogno, come accade in molti sogni, se non in tutti, cambia completamente, la scena cambia, mi ritrovo insieme ad altre persone, sono io, mentre nell'altro caso ero semmai un osservatore, ero fuori campo, non vedevo niente, così via. E insomma poi si torna su un altro piano. Mi sveglio dopo pochi minuti. Mi sveglio, ma non nel senso buddista, mi sveglio come quando tu anzi parla del sogno della farfalla e dice che l'uomo si sveglia. Cioè, infatti, nel sogno tutto andava bene, cioè io assistevo a questa scena dove c'erano maestro e discepolo, nessuno dei due parla, questo mi va bene, e a un certo punto qualcuno ride, sorride. Il maestro, quello che io avevo considerato tale, pure sorride, c'è una specie di incontro di sguardi. Quando mi sveglio nasce il problema, cioè il sogno, quella parte di me che non riesce ad accontentarsi, diciamo, del sogno, che non riesce a dire, beh, il sogno era questo. Quella parte di me che segue l'ermeneutica del vero, quella parte di me che fa nascere il dualismo, dubbio che sarà così o non sarà così, dice: ma cosa significa questo sogno? Cioè, che cosa mi dà questo sogno? Che cosa produce nella mia mente? Tante possibilità, questa vita che si apre in tante direzioni diverse. Una è questa. Sì, questi due sono immerso nella fase di insegnamento e ecco qui arrivo anche a cogliere ciò che nel sogno era implicito perché non trovava parole per esprimersi. E dico io, il discepolo ride, sorride perché ha capito qualcosa. Ecco, questo è lo stacco, il voler dire, quello che Derrida chiama il voler dire. Cioè, quando noi ci troviamo inseriti nella mentalità dell'interpretazione, noi siamo già lontani dall'esperienza stessa. Quando Schopenhauer, poniamo, poteva leggere qualcosa, certo, ma solo per provare conferma alla sua idea che il mondo è il mio mondo, cioè non può essere il mondo dell'altro. Quindi, prima possibilità tra le tante, c'è un perché. Il sorriso del discepolo deve avere un senso. Ecco, noi siamo lontani adesso dal sogno, cioè ci allontaniamo. Io mi sono svegliato e vi sto parlando di un dubbio, quindi di un due, di una mente divisa. Questa mente divisa però mi dice con molta certezza, forse avevo la stessa certezza nel sogno, ma di un altro grado, che il discepolo sorride perché ha colto qualcosa, come se dicesse al maestro: ah, ora ti capisco. Ecco perché tu mi stai seduto davanti e non mi dici niente. Per questo motivo. Perché tu volevi vedere se io potessi capire ciò che ti dicevo, come io dico a voi adesso. E come reazione, insomma, cosa che rafforza questa ipotesi, cioè che anche il maestro sorride. Quindi è come se il maestro dicesse: certo che mi hai capito, è come hai capito tu. Noi poi ci spostiamo dalla posizione del perché al come. Non ci accontentiamo nemmeno del perché. Come ha fatto a farglielo capire? Non ha detto nulla, che poi sarebbe la dimensione del che cosa. Cosa gli ha detto? Perché, come o che? Ecco, qui nasce il problema, quindi torniamo appunto a ciò che vi dicevo prima, per lo scivolamento del senso, perché non ci siamo allontanati, in realtà ci sarebbe solo una idea da quando ho cominciato, che assume magari diverse viste, ma l'idea è
In questo caso, ecco, io mi chiedo, appunto, solo da sveglio, però, solo quando mi sveglio, cosa sia passato dall'uno all'altro? Cosa è passato? Cioè, cos'è che ha prodotto la comprensione, supposto che la comprensione sia effettivamente l'oggetto della trasmissione? Cosa è passato? Allora potrei dire, prima ipotesi, beh, forse il maestro gli ha detto, mettiamo, sai, il senso dell'esistenza è, mettiamo, come dicono i buddhisti, è dato dalle quattro realtà, dai quattro piani di realtà, no? I piani in cui noi ci accorgiamo che la vita è dolore, poi il dolore è dato dal desiderio e così via. Oppure può avergli detto, guarda che il senso del mondo sono le tavole della legge. E allora gli dice quali sono, qual è il contenuto delle tavole della legge. Oppure gli può anche dire, guarda che il senso del mondo è la società senza classi. Quindi se tu vuoi cogliere veramente il senso del mondo, allora devi capire come stanno le cose nella storia non solo dell'Occidente, ma del pianeta intero, del mondo intero. Ecco, come ha fatto? Beh, questo non sarebbe un problema, almeno per la mentalità tibetana, cioè potrebbe essere, tra l'altro pure Freud ci credeva, insomma, quindi non mi sembra poi di dire qualcosa che contrasti molto con lo scientismo imperante, diciamo. Cioè l'idea che la telepatia può essere stata in mezzo della trasmissione, quindi magari io non è detto che debba parlare con un altro, se questo altro è un mio allievo, come alcuni pensano, io posso trasmettere qualcosa anche senza parlare, cioè magari l'altro può capirlo in altre forme. In questo caso, quindi, certo, rimane un grosso problema, perché io come faccio a sapere quello che è passato, però potrei dire, forse glielo ha trasmesso con il pensiero, dato che non si parla, dato che questa forma di insegnamento è data dalle non parole. La seconda ipotesi però è molto più inquietante, perché nella seconda ipotesi io potrei anche dire sì, ha sempre colto qualcosa, questo lo do per scontato, una parte di me dopo circa 30 anni è ancora convinta che sia questa la giusta lettura del sogno, giusta lettura per me, chiaramente. Quindi che è passato qualcosa, che c'è stata una trasmissione. Però questa trasmissione non aveva un contenuto. Ecco che già qui non siamo più tanto pronti ad entrare nell'orbita, perché nel primo caso noi siamo davanti sempre alla forstella, cioè se c'è un contenuto del pensiero, allora questo significa che io passo un oggetto a un soggetto. Quindi io posso dire che il contenuto sono le tavole della legge, l'etica buddista o tante altre cose. In questo modo ci sarebbe un oggetto per un soggetto. Quindi io trasmetto ciò che l'altro potrebbe cogliere con il pensiero. Cioè c'è un contenuto, come se io dicessi allo sciamano, mettiamo, oppure a mago, mi sai dire cosa penso adesso? Io penso qualcosa, quello non si sa come ci prende, mettiamo. E allora c'è un contenuto. Mettiamo che sia così. Nel secondo caso siamo veramente nel nudo, cioè in quello che io chiamerei il nudo, l'abisso, la gronda, cioè dove manca il fondamento, dove non c'è più il terreno sotto i piedi. Infatti, nella seconda ipotesi, è possibile che il maestro, sempre nel solito modo, chiaramente seduti faccia a faccia, trasmette all'altro che non c'è nulla da comprendere. Ecco, quindi non un contenuto, non un contenuto. Per molti di noi nei 60 questa sarebbe stata l'unica interpretazione valida, sia della musica che fuori. Non c'è nulla da comprendere, magari in molti di noi c'era l'idea della scorciatoia, dello shortcoming.